Passato e presente che dialogano e si confrontano lo splendore dei manufatti etruschi accostati ai materiali poveri, ruvidi e colorati dei canopi contemporanei creati dagli artisti del KPK, il cantiere post contemporaneo. La mostra è stata promossa dalla Fondazione Fiorgen e resterà allestita nel Museo Archeologico di Firenze fino al 20 gennaio, giorno in cui le opere del KPK saranno messe all'asta per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica. Mettere anche l'arte e l'archeologia un po' al servizio della ricerca è stato da sempre un nostro punto fermo. E poi perché eh, tutto sommato l'arte contemporanea e post-contemporanea, come chiamano appunto le opere che sono espresse, poste qui stasera hanno più punti di contatto eh, di quanti non si pensi con, eh, con l'arte antica e l'arte antica aiuta a capire eh, quella contemporanea e viceversa io penso con eh, reciproca soddisfazione. Il tema scelto per la mostra è il canopo, il vaso cinerario, tipico del territorio chiusino nel VI secolo a.C., proposto in varianti contemporanee, che spuntano fra gli oggetti e reperti etruschi, producendo un effetto ironico e stimolante. Qui abbiamo delle esperienze eh, di canopi eh, moderni, quindi teste, eh, figure eh, schematiche e stilizzate che richiamano le figure schematiche e stilizzate eh, dell'arte etrusca più antica, per esempio. Eh, motivi come eh, le cassette, eh, che, di cui appunto abbiamo una. Un esempio, richiamano le, eh, le cassette, eh, le urne a cassetta che eh, contenevano le ceneri eh, dei defunti di età orientalizzante arcaica. Ma si potrebbe appunto poi continuare all'infinito perché per ogni cosa si può eh, trovare un contatto. Per esempio nella sala accanto eh, un contatto divertente nel motivo delle tombe a circolo che appunto sono eh, dei tumuli circondanti dati da un circolo di pietre e delle opere che hanno appunto nel cerchio il loro elemento caratterizzante. La reciprocità fra le opere etrusche e quelle contemporanee è rispettata anche nell'allestimento. Le opere non sono disposte casualmente nel percorso, ma sono disposte ciascuna nel punto che mi sembrava più adatto e più comunicativo sia per i pezzi antichi sia per quelli contemporanei. Le opere in mostra sono di Alessandro Bargellini, Angelo Pergolini, Carlo Maltese, Elena Vollman, Franco Margari, Giovanni Chilleri, Giuseppe Ciccia, Giovanna Sparapani, Massimo Podestà, Maia Cetkovic, Mauro Gazzaro, Marcello Paoli, Roberto Renai protagonisti quest'anno sono gli artisti del gruppo kpk cantiere post contemporaneo non un movimento come loro tengono a sottolineare ma un gruppo di artisti in movimento quindi artisti che hanno scelto di fare della contaminazione di linguaggi e di esperienze diverse eh, l'anima stessa della loro attività eh, che si nutre proprio della sperimentazione non come mezzo ma come fine ultimo io direi che nell'era la globalizzazione in cui il ruolo dell'opera d'arte, oltre che dell'artista, sembra essere profondamente rivisto e riconsiderato, eh, l'attività la artistica del gruppo KPK eh, segna una tappa importante, non solo perché stabilisce una continuità con le avanguardie artistiche, con alcune, con alcune esperienze eh, legate alla, alla, ai nuovi movimenti d'avanguardia del secondo dopoguerra, ma anche perché rivede profondamente la funzione che l'arte deve ritornare ad avere nella, nella società contemporanea. La Fondazione Fiorgen opera per il progresso scientifico, lo sviluppo culturale e la solidarietà sociale. Come è nata la collaborazione con gli artisti per la raccolta fondi? Inizialmente erano un gruppo ristretto, poi piano piano c'è stato il passaparola. Noi gli vogliamo bene agli artisti e loro ci ricambiano con tantissimo affetto. E adesso abbiamo più di mille artisti che collaborano e che sono sempre pronti, e devo dire proprio sempre pronti, a donarci un'opera, una scultura, un gioiello, perché abbiamo anche gioielli per la ricerca. L'anno scorso la Fondazione ha raccolto 80.000 euro che sono stati utilizzati per quattro borse di ricerca. Ma infatti non siamo più noi mecenati degli artisti, ma sono gli artisti diventati mecenati della ricerca, perché sono quelli che da anni sostengono proprio una serie di borse di ricerca finalizzate. Venozzo Gozzoli e Bronzino. Le opere di questi due artisti toscani, uno del 400 e uno del 500, hanno ispirato la nuova natività creata da Alberto Bartalini nella chiesa dei Santissimi Bartolomeo Giusto di Legoli, nel comune di Peccioli, in provincia di Pisa. L'installazione è stata collocata nel presbiterio, mettendo lo spazio architettonico in relazione ai due artisti e riproponendo una teatralizzazione sia del luogo fisico della chiesa che della liturgia cattolica, come avveniva in epoca barocca, spiega il regista dell'installazione Alberto Bartalini. Questa installazione recupera tante, tanti elementi di quello che sono stati e sono la cultura popolare del linguaggio cattolico attraverso operazioni di iconografia e rapporto con quello che si svolge intorno alla. Iconografia. È stato così creato uno spazio scenografico in cui gli alberi stilizzati e il magnifico corteggio dei re Magi dipinti da Benozzo Gozzoli per la Cappella di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, proseguono con due opere del Bronzino, la Ghirlanda degli Angioletti tratti dalla Deposizione di Cristo situata sempre a Firenze a Palazzo Vecchio e la Natività di Cristo nella Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri di Pisa. Qui troviamo un Bronzino diverso, un Bronzino diverso, un Bronzino su super affollato dentro una realtà classicissima con una Madonna, se vogliamo più che manierista, è una Madonna rinascimentale e con un bambino che presenta a questi contadini del luogo perché questa pala, guarda caso, è stata donata dalla Repubblica di Firenze a Pisa per una situazione politica di quel periodo. Nel presepe contemporaneo si fondono quindi la maestria decorativa di Benozzo e l'empito religioso profondo del bronzino, una sinergia teatrale che la Chiesa ha sempre adottato e che si conclude con il cardellino, simbolo della morte. Perché il cardellino in tutta la tematica di quella che è il concetto praticamente rinascimentale o anche prerinascimentale, il cardellino come. Uccello viene usato, simbolo del sacrificio. L'installazione della natività di Benozzo Gozzole e Bronzino è stata voluta dalla Fondazione Peccioli per l'Arte con il Comune e la Belvedere SPA. In questo caso c'è impegno anche diretto, oltre che dalla Fondazione del Comune, diretto di Belvedere perché sull'Egoli abbiamo deciso di fare un intervento importante e vogliamo vedere se riusciamo a rilanciare questo bellissimo centro urbano. Eh, che è stupendo, queste colline, le nostre colline, colline, che sono colline che è il meglio ormai della Toscana e eh, utilizzando la presenza della Cappella di Minozzo Gozzoli fare un rilancio e far diventare un punto di riferimento artistico, culturale e, e paesaggistico. Per far questo abbiamo, siamo partiti ovviamente dal Caravaggio, abbiamo fatto un intervento con il Caravaggio, oggi facciamo questo intervento sulla Natività, con lo Bronzino e ancora una volta recuperiamo alcune immagini del Benozzo Gozzoli che vanno a corredare questa installazione e il prossimo evento sarà sicuramente più diretto sulla Cappella del Benozzo Gozzoli perché l'obiettivo vero è arrivare alla Cappella del Benozzo Gozzoli e farla diventare uno strumento di dialogo anche con i cittadini.